ma per il significato umano. È scattato sul Sudè Tyler Hamilton, è rimasto solo sul Bagarghi e al momento ha 4 minuti e 20 di vantaggio sul gruppo maglia gialla. Tyler Hamilton è settimo in classifica generale, deve recuperare 9 minuti e 2 secondi da Lance Armstrong. Il 4 volte in giallo, Lance Armstrong, che l'altro ieri a Lussard di Den ha dato prova di superiorità nel traguardo in quota, appunto, pirenaico di Lussard di Den. Sono partiti in 151 stamani da Po, la terrazza pirenaica, si arriverà in riva all'Atlantico a Bayonne, traguardo tradizionale del Giro di Francia. Un saluto ai nostri telespettatori, un ringraziamento a loro che hanno seguito numerosi e appassionati tutte queste tappe del Tour, un Tour che non è esagerato definire tra i più belli in assoluto. Davide Cassani, un Hamilton all'attacco proprio se lo aspettavano in pochi oggi. Buon pomeriggio, è vero, Hamilton in difficoltà l'altro giorno su Lussard di Den, oggi invece ha dato fondo a tutte le proprie riserve. Oggi possiamo considerarla l'ultima tappa pirenaica, o meglio, la prima metà è una tappa pirenaica a tutti gli effetti, con il Sudè Bagarghi, la salita più dura di questo tour per quanto riguarda le pendenze. Mentre la seconda parte è molto facile, adesso fino al traguardo non ci sono più salite, tanta pianura, solamente qualche vallone, qualche strappetto. Comunque un Hamilton che ancora una volta dimostra di avere tanto coraggio, non aveva niente da perdere, settimo in classifica, il podio lontanissimo, irraggiungibile, nonostante ciò ha tentato e adesso è alla ricerca di una vittoria di tappa e non è impossibile che possa raggiungerla perché lui è un buon cronome. Qui siamo sulla montagna di terza categoria che ha un nome molto difficile da pronunciare, Burdinkurucheta, è un nome basco, ci si sta avvicinando ai Paesi Baschi, d'altronde Bayonne dista 20 km dal confine spagnolo, ma è la zona basca della Francia. Poursuivant, sono i primi inseguitori questi che vediamo inquadrati, Mercado, Sørensen, Van de Vover, Turpin e Miholjevic. La cronaca di questa frazione, il via, come detto, prima di mezzogiorno da Po, dopo una quarantina di chilometri, se ne vanno in 15 González de Galdeano, Mercado, Wouters, Fornaciari, Klein, Turpin, Sørensen, Casar, la Tasalasa, Van de Vover, Morenaut, Chavanel, Miholjevic, Dumoulin e Finot. Tra questi 15 un italiano, Fornaciari, corridore viareggino della Saeco. Per loro un minuto e mezzo di vantaggio, il gruppo non è che li lascia andare agevolmente. Inizia il Col des Sudets. Dal gruppo si muove Tyler Hamilton. Nel volgere di pochi chilometri Hamilton raggiunge i 15 uomini che nel frattempo si frazionano in salita. Sul Sudè al chilometro 67 transita per primo Van de Vover, corridore che si è già piazzato al Tour de France nelle prime 15 posizioni, lo vediamo lì davanti, è della Quick Step Van de Vover, davanti a Casar ed Hamilton, gruppo sul Sudè 3 minuti e 35, poi c'è la discesa, si arriva a Logibar e lì inizia la Côte de la Roue, ancora Van de Vover a fare il ritmo, sul Bagarghi rimane solo Tyler Hamilton, quindi da solo Hamilton è uscito dal gruppo, si è portato sui fuggitivi della prima ora e poi è rimasto al comando di questa gara. Un aggiornamento sul vantaggio, 3 minuti e 20 su Mercado, Sørensen, Van de Vover, Turpin e Miholjevic, 3:45 su Bogert che in discesa dal Bagarghi ha tentato un allungo, 4 minuti e mezzo sul gruppo, tutto questo a 72 km dal traguardo. Rimarrà una sola côte, una sola salita, Bonnet Belcenea, tra una ventina di chilometri, ma è davvero un'ascesa non difficile, 1,5 km al 6%. Dopodiché tutte strade vallonate che porteranno il gruppo a Bayonne. Questa la situazione. Per quanto riguarda la maglia gialla, nessun problema. Armstrong, grande amico di Hamilton, non metterà sicuramente la squadra per andare a riprendere il corridore americano Hamilton, però andranno in testa gli uomini della Euskadi perché c'è
in pericolo il quarto ed il quinto posto di Dubail Di Maio e anche la Fassa Bortolo con quei pochi corridori che sono rimasti. Non mi sembra che ci sia Cioni nel gruppo maglia gialla, c'è invece Bruseghin che ha tirato prima del Bagarguì e adesso è tornato in testa per dare manforte agli uomini della Euskaltel. Quando ancora non eravamo collegati circa una mezz'ora fa sul Bagarguì, davanti tutta l'Euskaltel Euskadi, all'inizio della salita Fora Maio, il capitano di questa formazione basca. Quindi arretrano Zubeldia e gli altri gregari che stavano tirando per aiutare Maio. Si mette in testa Bruseghin, evidentemente Basso sta molto bene, però nessuno, né il nostro Ivan Basso né quelli dell'Euskaltel Euskadi, causa anche il problema della foratura di Maio, hanno tentato attacchi. Da dire che la US Postal oggi ha controllato molto bene la corsa e praticamente Armstrong aveva tutti i gregari al fianco in salita. Difatti mi sono meravigliato perché c'è stato solamente un mezzo scatto di Maio sul Sudè. Pensavo che potessero fare chissà che cosa oggi, ma probabilmente anche loro ormai sono stanchi, hanno attaccato tante volte in questo tour, in quasi tutte le salite. Oggi invece nessuno scatto, neanche Ulrich è scattato, ma è normale perché anche Ulrich non ama queste salite particolarmente difficili. Armstrong, beh, lui doveva solo controllare la corsa, è stato molto bravo Hamilton, l'abbiamo detto, ha cercato questo attacco, questa fuga da lontano e come vi dicevo prima potrebbe anche arrivare al traguardo, perché lui è un ottimo cronoman e riesce comunque ad andare via ai 44-45 all'ora, anche perché dietro non sono tanti gli uomini che possono tirare un paio delle Euskadi, uno della Fassa e non ne vedo tanti altri. Di spalle con il 79 Nicky Sørensen, compagno di squadra di Hamilton. Nicky Sørensen faceva parte della fuga dei 15 al chilometro 40. Qual è il suo compito adesso? Quello appunto di rompere i cambi. Chiaramente non deve favorire l'aggancio di questo gruppetto a Tyler Hamilton, quindi farà un po' da guardia spalle dell'americano Nicky Sørensen. Poi c'è Mercado, che è un buon scalatore ma non è un buon passista, poi c'è Van de Vover, c'è Turpin e c'è Mihaljevic. Sono lì a 3 minuti e 20 questi 5 corridori, il gruppo è distanziato di un altro minuto, sarebbe il caso che mollassero, il gruppo è molto vicino a questo punto e il traguardo è ancora lontano. Ritengo che gli inseguitori non abbiano la forza, come dicevi tu, di andare a riprendere Hamilton, perché uno è scalatore, l'altro non può tirare perché è un compagno di squadra, un altro è stanco. Ritengo che a questo punto sia il gruppo il pericolo numero uno per Hamilton, anche perché nel gruppo, attenzione, c'è anche il nostro Paolo Bettini che potrebbe mettere davanti qualcuno. E dal momento che in quel gruppetto c'è Van de Wauer, che alla fine lì non conta assolutamente niente, allora sì, potrebbe convenire a qualche corridore di mollare, di attendere il gruppo ed eventualmente tirare per andare a riprendere Hamilton. Vedete, qui siamo sul gruppo maglia gialla, sono una cinquantina di corridori, c'è stata selezione, non ci sono stati scatti, ma chiaramente le pendenze del 9, 10, 11% del Bagarghi hanno creato la cosiddetta selezione naturale. Sono rimasti in una cinquantina, più o meno sono rappresentate tutte le squadre, molte formazioni non hanno ancora vinto, quindi se è vero che Armstrong non schiererà la squadra per andare a prendere Hamilton, è altrettanto vero che altre formazioni non possono lasciarsi sfuggire questa occasione. Insomma, è l'ultima tappa non per velocisti. Sì, questo è verissimo, però vedi, ci sono tanti corridori che non hanno la forza di andare in testa a tirare, altri corridori che sono rimasti soli o al massimo in due e quindi non possono assolutamente sprecare energie per fare il lavoro di altri. Il discorso sarebbe diverso invece per Bettini. Bettini è sicuramente il corridore più veloce tra quelli rimasti con il gruppo maglia gialla. Se ci fossero due o tre corridori, compagni di squadra, in grado di tirare, allora sì che loro avrebbero tutto l'interesse per tirare. C'è Van de Wauer davanti che potrebbe dargli una grossa mano, anche perché bene o male ha fatto le salite regolari dal momento che era in fuga. Purtroppo non ho visto Rogers, Michael Rogers, che è stato molto bravo nelle tappe precedenti. Lui sì che avrebbe nelle gambe la forza di tirare anche a 50 all'ora. Si disseta Tyler Hamilton, ormai l'abbiamo definito l'eroe di questo Giro di Francia. Una frattura acclarata
il primo giorno, nel corso della prima tappa, quella vinta da Alessandro Petacchi. Una caduta banale all'ultimo chilometro, finito a terra Hamilton, clavicola destra fratturata. Nonostante ciò, i medici lo hanno autorizzato ad andare avanti, perché ci sono fratture e fratture, ci sono le cosiddette fratture belle e quelle brutte. Lui ha deciso di andare avanti fino alle Alpi in un primo tempo, e poi il dolore, pur rimanendo intenso, ha fatto sì che giorno dopo giorno potesse essere sempre più competitivo, anche se ha avuto dei momenti di difficoltà. Però consideriamo che dopo quasi 3.000 km di gara è lì a 9 minuti da Armstrong, quindi è rimasto con i migliori per tutto questo Tour de France. Stoico Hamilton. E difatti ha accusato nella seconda parte del Tour sui Pirenei. Perché? Perché comunque all'inizio era talmente fresco, brillante, che è riuscito comunque a superare le difficoltà di questa frattura alla clavicola. Poi un po' i medicinali presi per alleviare il dolore, un po' la fatica perché non riusciva a alzarsi tante volte sui pedali. Sui Pirenei comunque è stato costretto a lasciare tante volte i primi di classifica, ma non più di tanto, perché a Luzardidet è arrivato con 4 minuti, anche il giorno prima è arrivato con pochi minuti. Comunque un Hamilton da applaudire per tutto quello che ha fatto. Ecco, oggi Virè potrebbe lavorare un po' per Bettini, dal momento che Bettini ha fatto tanto lavoro per la maglia Poix. Vedete Richard Virenc con Luca Paolini. Stanno rientrando in gruppo, si erano staccati sia sul Bagarghi che sul Col de Burin-Curuceta. E adesso Richard Virenc è già pago di questa sua prestazione al Tour de France. Vedete, Paolini gli chiede: ma cosa dobbiamo fare? Andiamo avanti, collaboriamo, tiriamo. Richard Virenc aritmeticamente ha già conquistato la maglia Poix, gli basta arrivare a Parigi. Io penso che la cosa migliore per loro è aspettare il gruppo maglia gialla, perché da soli non possono andare da nessuna parte. Sì, sono riusciti a guadagnare qualche cosa nella discesa, però da soli non possono andare. Ecco, adesso potrebbero attendere il gruppo di Armstrong e poi mettersi davanti e tirare a fondo per dare una mano a Bettini, che è sicuramente l'uomo più veloce di questo gruppo. E poi Auro, con gli ultimi 300 metri un po' in salita, sarebbe proprio l'arrivo per Paolo. Non c'è dubbio, bisognerà vedere la generosità dei suoi compagni di squadra. Bettini l'ha dimostrata per tutto il Tour de France. Ricorderete a Morzin che lavoro fece per Richard Virenc, gli spianò letteralmente la strada verso un successo prestigioso che valse al francese anche la maglia gialla quel giorno lì. Un secondo posto a Gap per Paolo Bettini, alle spalle di Vinokurov, molto, molto attivo, obiettivamente ha raccolto meno di quanto meritasse. Ha seminato tanto e ha raccolto poco. È stato fino a questo punto il secondo corridore più fuggitivo, se vogliamo dire così, no? Solamente finora ha fatto più chilometri di lui in fuga in questo Tour de France. Per il lavoro che ha fatto meritava sicuramente almeno un successo di tappa. Aggiornamento sul vantaggio di Hamilton: 3 minuti e 20 sui 5 Mercado Sørensen, Van de Vover, Turpin e Mihaljevic, 4 e 40 sul gruppo. Vedete, mancano meno di 64 chilometri al traguardo. Tyler Hamilton è nato nel 71 a Marblehead, città a nord di Boston negli Stati Uniti, nel Massachusetts. Si è trasferito poi in Colorado, ha cominciato con lo sci e, nonostante lo sport a livello agonistico, si è iscritto e ha proseguito gli studi. Mentre sciava è caduto, tanto per cambiare, durante una discesa libera. Tante fratture per lui che lo hanno indotto a lasciare lo sci. Proprio per riabilitarsi da questo incidente cominciò ad andare in bicicletta. Gli piacque, e fra l'altro i tecnici che lo seguivano prima come sciatore gli dissero: ma guarda che hai delle doti come ciclista.
In pratica a 20-21 anni ha iniziato l'attività a tempo pieno in bicicletta. È passato nel 95, è passato professionista con la Montgomery Bell e nel 96 è stato ingaggiato dalla US Postal Service, dove ancora non c'era Armstrong, perché Armstrong arrivò alla US Postal nel 1998. Hamilton è rimasto lì sei stagioni, ricorderete, era con Livingston proprio l'uomo fondamentale per Armstrong in salita, tant'è che quando prima Livingston e poi Hamilton se ne andarono dalla US Postal, Armstrong dovette correre i ripari e ingaggiare i vari Rubiera, i vari Eras, proprio per prendere il posto di questi due scalatori, ma più che scalatori, corridori completi, perché sia Livingston che Hamilton, oltre che in salita, vanno molto bene anche a cronometro. È verissimo, però i rapporti sono comunque ancora molto buoni con Armstrong, e difatti quando ad Hamilton gli fecero questa proposta di diventare il capitano della CSC, lui chiese parere ad Armstrong, suo amico prima che capitano, e Armstrong gli rispose: ma sei matto, devi raccogliere questa possibilità, devi provare, anche perché ti danno tanti soldi e poi puoi anche toglierti delle soddisfazioni personali. E infatti anche grazie ai consigli di Armstrong lui ha cambiato squadra. Armstrong gli disse testualmente: caro Tyler, i treni passano, bisogna salirvi, tu hai quasi 30 anni, ti offrono di fare il capitano in una squadra importante come la CSC, era la CSC Tiscali sino all'anno scorso, vai a fare il capitano. Hamilton si presentò al Giro d'Italia e finì sul podio alle spalle di Savoldelli, guarda caso con una frattura dell'omero, cade due volte sia nel prologo che nella tappa di Limone Piemonte, proseguì e finì quel giro sul podio. Beh, io credo che Hamilton stia dando prova di una combattività unica nel panorama internazionale. Se sapesse andare anche in bicicletta sarebbe un fenomeno. Tu sostieni, Davide, che tutte queste cadute siano anche causa di imperizia? Non è vero. Non c'è stato un chilometro, anche le tappe più dure, fin dal chilometro zero abbassava la bandierina Jean-Marie Leblanc e subito corridori all'attacco. Infatti lui ha detto che questo lui non se lo aspettava, non si ricordava il Tour così, probabilmente perché non l'aveva mai vissuto da protagonista, no. Perché ricordiamolo che lui è arrivato qui come vincitore del Giro e quindi con aspettative maggiori rispetto alla tappa che ha fatto a casa. Teoricamente, però aspettiamo perché mancano ancora 4 tappe, potrebbe essere l'edizione più veloce della storia. Lance Armstrong nel 99 coprì 3.686 chilometri alla media di 40.276. È stata la stessa cosa anche al Giro d'Italia. Il Giro vinto da Simoni, primo giugno a Milano, è stato da record per quel che riguarda la media generale. Adesso sì che vanno veloci. C'è Mario Arz e Guerini che stanno imprimendo un bel ritmo. Adesso dovrebbe cominciare a calare il vantaggio di Hamilton. 5.12, non lo prende più nessuno, 31 chilometri al traguardo. Pensate che i bookmaker inglesi e australiani pagavano 90 contro 1 stamani la vittoria di Tyler Hamilton. 90 contro 1, un euro scommesso te ne avrebbero dati 90, quindi per dirvi come non era attesa una performance di questo tipo con 80 km di pianura dopo il Bagarghi. Prima c'era la moto con l'operatore che sta girando in pellicola, stanno girando un film su Hamilton in pellicola che costa non proprio pochissimo, perché 15 miliardi di vecchie lire circa. Non proprio pochissimo, sì. Abbiamo visto prima l'operatore con la telecamera che lo inquadrava. Anzi, una macchina da ripresa con pellicola è diverso. Siamo nella regione nel dipartimento dei Pirenei Atlantici, la regione L'Aquitania, la vecchia Guascogna, il confine spagnolo è a pochi passi, ma sarebbe meglio dire il confine dei Paesi Baschi, tant'è che oggi sul traguardo c'è una doppia lingua,
adoperata dallo speaker, il francese e il basco. Bayonne è città basca in territorio francese. Infatti siamo a pochi chilometri da San Sebastian, dove ci sarà tra il 9 agosto, per la precisione, sabato 9 agosto, altra gara che trasmetteremo in diretta su Rai 3, come tutta la Coppa del Mondo. Da due anni a questa parte a San Sebastian vince Chalabert, quest'anno non vincerà Chalabert dal momento che si è ritirato dalle competizioni, al pari di Olano, al pari di Escartin. Molti telespettatori ci chiedono che fine abbiano fatto certi corridori che hanno segnato un po' il ciclismo negli ultimi anni. Ebbene, tra domani e dopodomani vi faremo una panoramica, una sorta di chi l'ha visto, perché tanta gente che non segue regolarmente il ciclismo magari dice: e Zulle dov'è? E Escartin perché non è al Tour? E Sevilla perché non è al Tour? E via dicendo. Quindi faremo un po' una panoramica di quelli che hanno lasciato, che hanno interrotto l'attività per raggiunti limiti di età o per scelta, e altri invece che semplicemente non sono al Tour ma che magari rivedremo alla Vuelta, vedi Sevilla. C'è Nardello, eccolo qui, Nardello, Kessler e Guerini. Non è tranquillo Vinokurov per il suo posto sul podio, quindi ha schierato tutti i suoi uomini. Sta a vedere che anche oggi Bettini fa secondo. A parte che c'è anche Zabili in questo gruppo, eh? È riuscito a rientrare. Ah, c'è Zabili. È rientrato, sì. 28 chilometri al traguardo, ancora 5 minuti per Hamilton, noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. Da solo al comando, da oltre 100 chilometri, c'è Tyler Hamilton, il capitano della CSC, corridore statunitense di 32 anni che sta gareggiando da oltre due settimane con una clavicola rotta. Era settimo in classifica generale, sta guadagnando tre posizioni, per qualche chilometro anche sfiorato il podio, il terzo posto in graduatoria occupato da Alexandre Vinokurov, ma il gruppo ha reagito ed è a 4 minuti e 50 da Hamilton quando mancano 25 chilometri al traguardo. È in assoluto l'azione solitaria più significativa, più bella, più confortante del Tour de France, anche perché promossa da un corridore che in questi giorni abbiamo definito un eroe per quello che sta regalando, per quello che sta facendo, considerate le condizioni in cui si trova. Tyler Hamilton è un grande cronoman, ha vinto 8 gare contro il tempo in carriera, quindi non ha particolari problemi a mantenere un vantaggio considerevole quando la strada è pianeggiante. Dall'ultimo GPM al traguardo c'erano 80 chilometri con due salitelle, ma sostanzialmente era tutta pianura. Ebbene, Hamilton a lungo ha mantenuto 5 minuti e mezzo di vantaggio. Adesso sta perdendo qualcosa, come è normale che sia, ma notate anche gli sguardi di fatica in testa al gruppo, con Beppe Guerini, compagno di squadra di Vinokurov, con Richard Virenc, con il nostro Paolo Bettini, che dovrebbe essere assieme a Zabel il più veloce del plotone, ma ormai nessuno può raggiungere Tyler Hamilton. Un'azione commovente la sua, piena di coraggio, piena di significati che vanno al di là dell'agonismo puro. Davide Cassani. Tyler Hamilton lo scoprimmo qui al Tour esattamente 5 anni fa, quando da sconosciuto arrivò secondo nella cronometro di Correz, quella vinta da Jan Ullrich. Lui arrivò
a un minuto poco più dal corridore tedesco. Era il capitano dell'US Postal perché quell'anno Armstrong non partecipò alla Tour de France, aveva cominciato proprio in quella stagione, nessuno lo voleva, era stato alla fine ingaggiato dall'US Postal. Poi Hamilton diventò un gregario di Armstrong, ha vinto 3 tour con lui e adesso si ritrova ad essere il capitano della CSC, squadra danese. E giusto premio, un successo di tappa al Tour. In coda al gruppo c'è l'Aiseka, un grande scalatore dei Paesi Baschi che però non è riuscito a esprimere tutto il suo valore, soprattutto sui Pirenei, dove 2 anni fa era riuscito a vincere la tappa di Luis Ardiden. Ancora Hamilton, la sua galoppata, ha allungato sul Sudé, è andato a riprendere i fuggitivi della prima ora, è stato con loro sino all'inizio del Bagar Ghi, forse l'asperità più impegnativa di tutto il Giro di Francia, con i suoi 9,5 km e pendenze che sfioravano il 12-13% in alcuni tratti. Ebbene, sul Bagar Ghi Tyler Hamilton è rimasto solo, aveva circa 3 minuti di vantaggio sul gruppo, un margine che è riuscito ad aumentare in discesa, e poi sulle altre due montagnette, il Burdin Curuceta e il Bonnet Belcenea. La Telecom doveva svegliarsi un po' prima. D'altronde lavoravano i baschi, perché se dovesse arrivare con 4 minuti di vantaggio circa Hamilton, soffierebbe il quarto posto a Zubeldia e il quinto a Maio, quindi scavalcherebbe proprio i due capitani di questa formazione basca, l'Euskaltel e Euskadi. Anche la Quick Step poteva svegliarsi un po' prima, c'era Virenque, c'era Paolini, naturalmente per Bettini dovevano lavorare, adesso sì, stanno tirando, però non hanno nessuna chance di riprendere il fuggitivo. Posso capire il lavoro della Telecom che sta lavorando per conservare il terzo posto di Vinokurov, però ormai il lavoro della Quick Step non darà nessun risultato alla squadra di Bettini. Km. Daniele Nardel è rimasto per qualche chilometro là davanti ad Armanforte al treno Fucsia, adesso è in coda, non ce la fa più Nardello, a circa 3,5 km di vantaggio. 4 minuti e 40, Tyler Hamilton. Queste sue imprese non fanno altro che avvicinare tifosi anche italiani. Non ci si può non affezionare a un tipo come Hamilton. Arrivano decine di messaggi: forza Hamilton, sei grande, tieni duro, sei un eroe. Tutti su questo piano. E poi oggi sta facendo un numero da grande campione. Non dimentichiamoci che questo è andato in fuga sul Sudè, è andato a riprendere i fuggitivi, sul Bagar Ghi li ha staccati. Quando è arrivato in cima, il Bagar Ghi aveva 4 minuti e mezzo, quasi 5 di vantaggio, no? E fino a questo punto ha perso pochissimo. Dietro hanno tirato prima quelli delle Euskaltelle, poi ha tirato Bruseghine, poi adesso sono arrivati 3-4 uomini della Telecom e poi sono arrivati quella della Quick Step. E il vantaggio quant'è? 4,40. Sta perdendo pochi secondi. Vedete il gruppo? È tutto in fila indiana. Ci sono corridori che fanno fatica a stare a ruota e lui è là davanti e sta perdendo pochissimi secondi. Vuol dire che sta facendo qualcosa di straordinario. Non ci stava Tyler Hamilton, per 2 volte staccato sui Pirenei, era in una posizione
che gli stava stretta. Io credo proprio che, a parte il coraggio che naturalmente ci è voluto per scattare quando il traguardo era ancora così lontano, ma non è stato tanto il successo di tappa che ricercava Hamilton, era un miglioramento della propria posizione in classifica. Non ha mai accettato di stare fuori dai 5. No, ha detto, è l'ultima salita, cosa sto a fare qua? Sto bene, provo, male che vada mi riprendono, no? E quindi ha rischiato per modo di dire, però bisogna dire che grazie a lui comunque anche questa sta diventando una bellissima tappa. Poi noi abbiamo parlato della sofferenza, della fatica, ma te pensa, correre con la paura di cadere di nuovo, perché se fosse caduto ancora, tu immagini le conseguenze? Sarebbero state molto gravi, no? Quindi sempre con quella tensione. E non ha mai tirato i freni in discesa, ve lo possiamo assicurare. Arriva Bjarne-Riis, come on, gli dice, andiamo. 4 e mezzo. Sarebbe il 23° successo nella carriera di Tyler Hamilton, paragonabile come importanza a quello della Liegi-Bastogne-Liegi, come sapore però completamente diverso. Questa è una fuga destinata ad essere scritta sui libri del Tour de France. Stilisticamente non è perfetto in bici, Davide? No, non è assolutamente perfetto, muove molto le spalle, no? Però c'ha questa capacità di pedalare in agilità, gli permette di andare forte in salita, di andare fortissimo a cronometro. E a proposito di cronomen, sì, lui non ha la taglia del cronomen, è un ragazzo che è 66-65 kg, quindi ritengo che sia la muscolatura che a questo punto dia la possibilità ai corridori di andare forte in determinate specialità. E se riuscirà, come ormai è scontato, a portare a termine questa azione, Tyler Hamilton dovrà dire un grazie anche a Lance Armstrong, che mai ha messo un uomo davanti a tirare. Armstrong ha nelle proprie corde la riconoscenza, è un gran signore. Hamilton non solo l'ha aiutato a vincere 3 Tour de France, ma non più tardi di 2 giorni fa ha fermato gli altri corridori dopo la caduta di Armstrong, e quindi il suo connazionale adesso deve essere protetto, e questo sta facendo Armstrong. Brevissima pausa, poi saremo in diretta ancora. Gatorade è scientificamente formulato per restituire quello che il sudore fa perdere, per essere al massimo dall'inizio alla fine. Gatorade, niente funziona meglio. Km e mezzo. Si sta avvicinando a La Hanse, che è l'ultimo paese prima di Bayonne, costa atlantica della Francia. Domani si risalirà verso Bordeaux, poi direzione Bretagna, dove ci sarà la cronometro sabato, e quindi trasferimento. I corridori si sposteranno a bordo del TGV Train Grand Vitesse, treni ad alta velocità verso Parigi, e domenica la conclusione sui Campi Elisi, come ormai avviene dal 1975. Ivan Basso è lì sempre con Lance Armstrong. Paolo Bettini è avanzato, il campione d'Italia, avrebbe avuto grosse chance oggi livornese in caso di arrivo allo sprint, ma Hamilton proseguendo di gran lena questa sua galoppata si è reso irraggiungibile. Ancora 15 km per lui. E qui un minutino potrebbe anche perderlo, perché adesso il gruppo sta andando veramente forte, qui la strada è in leggerissima discesa, quindi lui può sì andare forte, ma il gruppo andrà decisamente di più. Poi soprattutto negli ultimi chilometri il gruppo guadagnerà.
Bettini può fare la volata, farà sicuramente la volata per il secondo posto, anche se abbiamo visto velocisti come O'Grady, come Zabel, si impegneranno naturalmente anche loro, anche perché Zabel è alla conquista di punti per la maglia verde, anche se è un po' lontano da Cucca che la sta indossando in questo momento. Beppe Guerini da Vertova, vediamo il suo primo piano, maglia fucsia a sinistra, occhiali bianchi, dietro di lui Richard Virenque, miglior scalatore del Tour, si profila il sesto successo per Richard Virenque, raggiungerebbe in vetta questa classifica Bahamontes e Van Impe. Alcuni cronisti francesi sorridono nel paragonare Virenque a Bahamontes, però questo è. Sì, li raggiunge per quanto riguarda i Gran Premi della Montagna, la netta differenza tra Virenque e Van Impe e Bahamontes, che Virenque ha fatto secondo e terzo, mentre sia Van Impe che Bahamontes hanno vinto almeno un Tour de France, e non è poco. C'è una domanda interessante di un telespettatore, adesso dobbiamo recuperare il nome, riguarda proprio la maglia Apua, dice Alberto da Rozzano, ecco, il miglior scalatore dovrebbe essere quello che impiega minor tempo nell'effettuare le salite, non quello che fa lo scattino alla fine per passare davanti agli altri. Ormai con le tecnologie di oggi sarebbe molto semplice verificare chi impiega meno tempo. È vero, signor Alberto, però altrettanto vero che molte salite vengono fatte col gruppo compatto, quindi è normale che alla fine, all'ultimo chilometro, agli ultimi 500 metri ci sia un'accelerazione per passare davanti agli altri. Tu, Davide, lasceresti così il regolamento? O staresti con Alberto da Rozzano per via dei tempi, con i chip, con i passaggi automatici? In effetti è vero, il miglior scalatore dovrebbe essere quello che impiega meno tempo, però da sempre la classifica ha sempre visto il vincitore per somma di punteggio, no? È naturale che non è Virenque il miglior scalatore di questo Tour, perché Armstrong, perché Maio, perché Vinokourov e tanti altri sono stati più forti del corridore francese, però... Lo stesso Ivan Basso, non si è mai staccato in montagna. Bravo. Però è una classifica come tante altre e dobbiamo prenderla per quello che è. Forse una volta veniva curata molto di più dagli scalatori puri, da quelli che vincevano anche il Tour de France, adesso le cose sono diverse. Anche in Italia o anche alla Vuelta non sempre vince la classifica del miglior scalatore quello più forte in salita, e quindi o si fa come dicevi tu, Auro, o comunque si prendono i tempi delle salite o si lascia tutto com'era. Auro, e si prende questa classifica così com'è. Alessandra, ti sentiamo. Sì, perfettamente, sono qui sul traguardo. Io volevo approfittare 10 secondi per dirvi che mi ha telefonato Alfredo Martini, che ci sta seguendo in telecronaca, così potete salutarlo anche voi, e ha detto: Alfredo, io sono per Basso, ma quello che ho visto fare a questo ragazzo non lo vedevo da tanti anni, mi ha entusiasmato e mi ha emozionato quello che sta facendo Hamilton, e giustamente, come avete detto anche voi in telecronaca, deve dire anche un po' grazie a Armstrong, che lo sta in qualche modo ripagando di quello che lui ha fatto l'altro giorno. Un'occasione per salutare Alfredo. Certo, lo sentiremo domani in diretta telefonica, Alfredo Martini, una sorta di bilancio, anche se non conclusivo, del Giro di Francia. Perché? Perché sabato ci sarà la cronometro. Ormai la classifica non cambierà di qui a sabato. Ulrich oggi taglierà il traguardo assieme ad Armstrong, quindi rimarranno 67 secondi a dividerli. Bisognerà vedere se Ulrich sarà lo stesso della cronometro, che l'ho visto dominatore, che l'ho visto rifilare un minuto e mezzo ad Armstrong, o se, come spesso avviene, la cronometro conclusiva darà altre sentenze. Rimane comunque un Giro d'Italia aperto e bellissimo. Sì, poi cosa ne dici, Auro? Proverà oggi Ulrich a fare la volata? Ma... Sai, con questo strappettino nel finale...
potrebbe anche tentare, anche se avrebbe poche chance, perché Bettini, perché Zavel, perché O'Grady, poi ci sono altri velocisti, c'è anche Glomser che potrebbe fare la volata della Saeco. Però secondo me Ulrich non l'ha presa, non si è arreso, no, eh? Non si è ancora arreso, perché dalla sua c'ha quella straordinaria cronometro, gli ha rifilato 1:36. È stato un cronometro particolare, Armstrong disidratato, ha perso 4 secondi al chilometro negli ultimi 15. Ritengo che non possa perdere questo Tour Armstrong, però non può stare, ci crede. Esatto, però non può stare tranquillo, perché anche Fignone l'89 era abbastanza tranquillo, poi alla fine LeMond lo ha battuto per 8 secondi. Guarda che grinta. Poi 4 minuti ancora, ha perso meno di un minuto in 15 chilometri. Sì, adesso è il momento peggiore. Ancora un ritmo grandioso Tyler Hamilton. Un altro minuto lo perde. Ma non importa, anche dovesse arrivare. No, ma è comunque con un numero di alta classe, perché un corridore qualsiasi sarebbe già stato ripreso dal gruppo. Il gruppo non si è mai fermato, avete visto, sempre in testa a tirare. Prima gli spagnoli, poi Bruseguin, poi Telecom e poi Quickstep. Un corridore normale sarebbe già stato ripreso, invece lui è ancora lì con 4 minuti di vantaggio. Si sta facendo un cronometro di oltre 80 chilometri Tyler Hamilton. Parliamo di cronometro pianeggiante, perché prima si era fatto il Soudé, il Bagarghi, il Burundi Kuruceta e il Bonet Cenea, quindi 4 salite che gli hanno permesso di acquisire un buon margine, ma la parte più dura è stata questa pianeggiante, sei da solo contro te stesso. Vedete anche le manopole dei freni molto alte? È stato costretto ad alzarle per avere una posizione più comoda, sempre a causa della caduta del primo giorno. Anche i rapporti sono stati cambiati, invece del classico 39 come moltiplica minore ha messo un 36 per andare un po' più agile, sempre perché non poteva, soprattutto nei primi giorni, alzarsi sui pedali, e quindi invece del 39 aveva messo un 36. Poi anche la sella l'aveva avanzata di qualche millimetro, ha cercato di trovare una posizione un po' più confortevole, sempre per alleviare un po' i dolori che gli venivano causati dalla clavicola. Nonostante ciò è qua. Dando per scontato che ormai il terzo posto di Vinokurov è al sicuro, perché il gruppo è lì a 4 minuti, bisogna calcolare quanto Hamilton deve guadagnare per passare in quarta posizione. Allora, 3 minuti e 16, sarebbero 3:36, ma c'è la buona oggi, quindi se il gruppo arriverà con un ritardo superiore ai 3:16 da Hamilton passerebbe in quarta posizione davanti a Zubeldi e Maio, altrimenti i due della Euskadi, che sono vicinissimi, 5:16 e 5:25, manterrebbero i posti immediatamente giù dal podio. Adesso siamo a 4:02 con 8 chilometri e mezzo da percorrere. Tra l'altro la strada molto ampia, questi lunghi rettilini, anche molti falsi piani, questo permettono ai corridori del gruppo di distendersi, di andare veramente veloci e di guadagnare parecchio, no? Però come vedete Hamilton prosegue a tutta, non un attimo di cedimento. Adesso sì, perderà anche un minuto, però la tappa intanto non gliela porta via nessuno, e quindi potrebbe arrivare anche con 3 minuti di vantaggio, quasi. Tra poco si passerà davanti al porto di Bayonne, là dove ci fu la battaglia tra Soult e Wellington nel 1813. Meno di 8 chilometri.
Sempre la Deutsche Telekom. Aldag, Kessler, Guerini. Daniele Nardello. 10 chilometri per loro, a circa 2 chilometri e 3, 2 chilometri e 4, parliamo di distanze, non di tempi. Bettini là dietro, pronto per lo sprint. C'è anche Eric Zabel. Oggi Zabel potrebbe guadagnare molti punti. Classifica maglia verde, lui che non ha ancora ottenuto successi. È a 126 Zabel, tanti piazzamenti. Quindi potrebbe avvicinare molto Badenkuk. Lui e O'Grady, che sono quarto e quinto, faranno sicuramente la volata, la farà anche Bettini, potrebbe farla anche Glomser. E vedremo se anche Ulrich che si impegnerà, anche se ho qualche dubbio. Non ce la fa più Tyler, ma adesso è il momento di non mollare. Ancora 3.39, è difficile, 3.16 è il tempo limite per la quarta posizione, non crediamo riuscirà a scavalcare Zubeldi e Maio. In pratica scavalcherà solo il nostro Ivan Basso, quindi tutta questa fatica per una posizione in classifica generale, ma per un successo di tappa che vale tanto. Però anche se Maio comunque potrebbe superarlo nella cronometro, al momento che ci sono ancora 49 chilometri sabato prossimo, Hamilton è più bravo a cronometro di Maio e quindi potrebbe comunque arrivare tra i primi 5 a Parigi. Solamente 5 squadre sono rimaste al completo alla terza settimana: US Postal, CSC, Banesto, Quick Step e Boulanger. Si costeggia il fiume Adour. Bayonne è alla confluenza di questi due corsi d'acqua, l'Adour e la Nive. C'è da dire che oggi praticamente non c'è vento, di solito nei Paesi Baschi il vento ha sempre un ruolo fondamentale, o favorevole o contrario, però influisce sempre il vento. Oggi è una giornata molto serena da questo punto di vista. Per fortuna, perché quando soffia il vento qua di solito è contrario, perché arriva sempre dal mare, e quindi questo è un piccolo vantaggio per Tyler Hamilton, ma ormai è fatta, solamente meno di 5 chilometri. Sulla destra la Dur, davanti a Tyler Hamilton si alza gli occhi l'Oceano Atlantico. 3.30 indica il lavagnaio, sempre questo professore di ginnastica del Burkina Faso, grande appassionato, ingaggiato dalla Société du Tour de France per questa manifestazione. Michel Battiono dal Burkina Faso, ingaggiato dalla Société del Tour l'anno scorso, quando ha conosciuto questo personaggio al Tour del Burkina Faso, dove la Société del Tour de France dà una mano nell'organizzazione. Facendo due conti, Tyler Hamilton è in avanscoperta da 140 chilometri. Di questi 140, 95 in perfetta solitudine. Non è esagerato dire un'azione d'altri tempi.
Sì, adesso il vantaggio è un po' superiore ai 3 minuti, ma alla fine potrebbe essere vicino ai 2 minuti e 20, perché solamente nell'ultimo chilometro potrà perdere 20 secondi solo lì, anche perché il gruppo nella volata negli ultimi 300 metri in salita andrà ai 50 all'ora e lui andrà ai 35 a malapena. Non importa, anche arrivasse con 5 secondi, ma sarebbe davvero è da storia del tour questa fuga di Hamilton. Sorridevano in molti quando Hamilton decise di ripartire dopo che gli era stata diagnosticata la frattura. Arriverà fino alle Alpi, se ne accorgerà, se ne sono accorti gli altri di che pasta è fatto Tyler Hamilton. È ovvio che c'è stato un tacito lascia passare per una fuga di questo tipo. Fosse andato via Ulrich o Vinokurov non gli avrebbero concesso 5 minuti, però come diceva Davide Cassani, quando il gruppo è lì dietro e si danno il cambio Telecom, Quickstep, Euskaltel, o ne hai per tenere un certo vantaggio o sei un grande cronoman, o altrimenti vieni ripreso in un batter d'occhio. Pochissimi corridori sarebbero riusciti a restare in fuga come c'è stato Hamilton, ma proprio pochi, questo ve lo assicuro, perché il gruppo non ha mai dormito, ha sempre inseguito. È naturale, Armstrong non può andare a tirare, a mettere davanti la squadra per Hamilton, un po' perché è un suo amico, un po' perché non gli conviene proprio, a lui non dà nessun problema, nessuna preoccupazione. Però vedete, tutte le altre squadre hanno comunque tirato a tutta, a fondo, niente da fare, Hamilton è sempre stato là davanti. Per lui vittorie negli Stati Uniti sino al 1999, in Europa, Giro della Danimarca quell'anno, una tappa e la classifica finale nel 2000, il Giro del Delfinato con la frazione del Mont Ventoux, li scoprimmo l'Hamilton scalatore. Nel 2001, ultimo anno con Armstrong, nessuna vittoria, un durissimo lavoro da gregario. Nel 2002 la CSC Tiscali, la cronometro di Numana al Giro d'Italia, poi un criterium in Danimarca, quest'anno la Liegi, Baston Liegi, una tappa e la classifica finale del Giro di Romandia e da oggi una tappa al Tour, l'ultima tappa pirenaica con una fuga da lontano. È ormai in città Tyler Hamilton. Bayonne, città di 42.000 abitanti, la romana Baiona, a due passi da qui, Biarritz e Auglé, famose località turistiche. Place de la Liberté, cosa deve provare Hamilton in questi momenti? Che soddisfazione! È il chilometro più bello, te lo godi, ti viene la pelle d'oca perché comunque alle spalle ore e ore di fatica, non sapeva, sperava di arrivare qui, ma sinceramente solo adesso si può rendere conto che non possono più riprenderlo. E questo è il momento più bello del successo, perché dopo il traguardo pensi già al giorno dopo. Ancora la fasciatura sotto la divisa per fare sì che la rottura della clavicola gli faccia un po' meno male. 700 metri ancora, Tyler Hamilton, questo ragazzo di 1,72 m, pesa 65 kg, dice all'ammiraglia: vieni qui vicino, vieni Bjarneris, vieni con me, come on, continua a ripetere, e andiamo,
quasi 5 ore di gara, una media altissima anche oggi. Tyler Hamilton guadagnerà sicuramente una posizione in classifica generale, ma l'attenzione globale è tutta per lui. Bjarne Riis gli stringe la mano. Che soddisfazione anche per il direttore sportivo, lui che gli aveva detto: Tyler, meglio ritirarsi, meglio andare a casa. Ed Hamilton gli ha risposto: no, tengo duro, non ho ancora molte possibilità, ho già 32 anni e voglio andare fino in fondo. Tyler Hamilton a Bayonne, 31 anni dopo, due in Dam. Qui nel 25 vinse anche Bottecchia, ciclismo eroico. Non è bello fare paragoni, ma tanti anni fa, sai, le fughe da lontano erano cosa di tutti i giorni, arrivavano anche con mezz'ora di vantaggio. Oggi no, oggi sono sempre più rare, soprattutto da parte di uomini di classifica. Intanto vedete c'è anche Marcus Sberg che cercherà di fare la volata in terza posizione. All'ultimo chilometro aveva poco più di 2 minuti e mezzo Tyler Hamilton. Adesso è il varesino Daniele Nardello lì davanti, vuole tirare la volata Zabel. Ha lavorato molto la Telecom, avanza anche Glomser, maglia rossa sulla destra. Dovrebbe esserci anche Guidi del team Bianchi, forse Guidi aiuterà Ulrich. Vediamo se il tedesco farà la volata. Anche Ulrich è là a sinistra, non sembra intenzionato a disputare lo sprint Jan Ulrich, eppure sarebbero importanti anche 12 secondi. Vinokurov, proprio lui per Zabel. Tocnik che parte con la ruota Sberg. I due della Gerolsteiner. C'è anche commesso. Ai 500 metri. C'è Sacchi là dietro, c'è Bettini, maglia tricolore a ruota di O'Grady. Georg Tocnik lascia ai 300 metri. Marcus Sberg è partito un po' lungo il corridore svizzero. Maglia rossa per Gerrit Glomser, l'austriaco, a ruota Zabel. C'è Zabel, vediamo se recupera Nason, ed è Zabel, poi Paolini e Nason con Glomser. Secondo posto per Erik Zabel. Il ritardo, Davide? 2 minuti e 5 secondi forse, sì, siamo lì, due minuti. Se consideriamo l'abbuono, però ha guadagnato più di 2 minuti sì, sui diretti rivali per la classifica, Tyler Hamilton. E vediamo lo sprint, Glomser maglia rossa, maglia di campione di Germania Zabel, vince di poco e c'è Paolini lì dietro e poi Paolini appoggerà una mano. Eccolo lì, su Zabel, come dire, bravo Eric. A te Alessandra De Stefano. Siamo con Luca Paolini, ci stiamo facendo raccontare quello che hai appena detto tu, Auro, la manata sulla spalla Eric Zabel. No, era solo per complimentarmi, perché io penso che sia io che O'Grady che Zabel siamo stati molto bravi oggi, perché era una tappaccia. Sei andato sempre forte e... niente, ci ha fatto questo sprint, peccato che non era per il primo posto. Auro, abbiamo qui la coppia, la premiata coppia Paolini e Bettini, li abbiamo tutti e due insieme, e proprio a Bettini vogliamo chiedere che problema hai avuto alla bici, ci è sembrato che hai avuto un problema. Ah, più di uno oggi, ho rincorso, ho seguito, sono rientrato, sono andato, è successo di tutto. No, all'inizio ho cercato la fuga subito, ho avuto un piccolo problema, niente, cose che capitano. Quando ero con Millar, io ho fatto cenno di andare perché non potevo più proseguire, mi sono dovuto far sfilare dal gruppo, ho cambiato bici. Poi niente, in salita bene, sono rimasto nel primo gruppo, poi una foratura nella seconda discesa, ho ancora inseguito e poi niente, la squadra ha dato tutto, ci credevamo alla tappa di oggi, però sono stati bravi. Prima Hamilton davanti che ha fatto un numero esagerato, segno che è guarito, dai, la spalla non gli fa più male.
Senti, l'altro giorno quando è caduto Armstrong lui ha rallentato un po' il gruppo, ci abbiamo parlato, ha detto il gruppo non voleva rallentare, ci sembrava giusto, mi sembrava giusto che si aspettasse la maglia gialla. Oggi un po' è stato ripagato anche da Armstrong. Io credo di sì, credo che siamo a far fatica, è giusto che ognuno la pensi come vuole, però quando c'è un incidente o qualcosa, un inconveniente da parte appunto di uno che fa classifica in un grande giro, credo che sia un gran gesto di lealtà. Ulrich l'altro giorno quando è caduto Armstrong l'ha aspettato e poi l'ha lasciato là. Magari rischia di perdere un tour, però ha fatto un gesto che sicuramente rimarrà impresso nella mente di tanta gente per tanti anni. E niente, andiamo avanti. Voglio chiederti una cosa, non abbiamo avuto modo, io mi ricordo di te a Sanremo quando urlando una volta tagliato il traguardo chiedevi Luca, 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 e adesso Luca Paolini ce l'hai qua, ti ha aiutato anche al campionato italiano, è una bella amicizia la vostra, Paolo, che tour è stato fin qui il vostro? Ma diciamo che intanto Luca, non ci sono più parole, dai, è stato fondamentale per tanti miei successi, soprattutto a Sanremo e al campionato italiano. Ti stanno dando un bacio adesso, voi non lo potete vedere, ma c'è Paolini che batta sulla fronte Bettini. Niente, io spero che quanto prima, l'ho detto tante volte, ma quanto prima di poter rendere il favore. C'è una tappa che hai in mente, non la sto a dire, poi se andrà bene ve ne accorgerete. E niente, il tour per noi come squadra è stato sicuramente un bel tour, un tour positivo, perché tutti i giorni all'attacco, tutti i giorni davanti. Virenk ha vinto la tappa di Morzin, ha messo la maglia gialla, praticamente ha vinto la maglia qua. Noi che tutti i giorni ci proviamo ma non va, vorrà ma non dire, è finita, non è finita, e poi vorrà dire che da agosto in poi ci rifaremo, dai. Vabbè, non chiediamo allora Alessandra, quale tappa è. Dimmi, Auro. Allora, intanto una comunicazione di servizio, possiamo tenere la linea sino alle 16:40. Allora, quindi credo che c'è qualcosa che tu vuoi chiedere a Bettini. Sì, bravo, aspetta, brava, aspetta, aspetta che gli passo la cuffia, aspetta, poi chiediamo a Paolini di svelarci qual è la tappa, aspetta. Paolo Bettini. Ciao Auro. Ciao Paolo. Allora, un bilancio fino adesso di questo Tour de France. Sempre in fuga, sempre all'attacco, per te solamente un secondo posto. Non è che ti sei spremuto troppo in vista della Coppa del Mondo, è là che dovrei andare forte tu. No, tranquillo. Se hai visto, sono sempre andato all'attacco, sono anche entrato in fughe molto importanti. Però quando capivo che non potevo lottare per la vittoria mi sono sempre tirato da parte, ho cercato di gestirmi e fino ad ora mi sento molto bene. Ora dai, mancano le tappe sulla carta più facili, credo di uscire da questo tour con la condizione che volevo. No, non mi sono mai tirato il collo più di troppo, peccato per una vittoria di tappa perché sono andato forte, ma la vittoria ripaga di tante cose, vorrà dire che verranno in seguito. Non è ancora finito il tour, eh? No, non è ancora finito, ci riproveremo sicuramente, domani e dopo sono due tappe sulla carta facili, però la fatica si fa sentire e non è detta ancora l'ultima, poi c'è l'ultima, appunto l'ultima tappa. Te lo dice Luca, dai, ciao. l'ultima. Ciao, okay. Auro. Ciao. Alessandra. Auro. Sì. Adesso andiamo da Paolini. Sono Campielisi, ormai l'ha detto. Campielisi, Beh, sarebbe un sogno, anche perché l'ha già vinta un mio grande amico, il quale lo voglio salutare, e niente, sarebbe un sogno vincere lì. Beh, è favorevole agli italiani quel esatto. Traguardo lì. Io ricordo Baldato, ricordo esatto. Minali, Stefano Zanini. Aspetta, quindi, che vogliamo chiedere, ma che difetto ha Betty? Ma forse in questo tour tiriamo troppo tardi alla sera, perché ci alziamo sempre al mattino stanchi, perché continuiamo a parlare e a scherzare. Hai portato troppi Alessandra film. Ti chiedo scusami, sì, mi hanno detto che c'era tanto tempo per guardarli, ma però invece arriviamo a sera sempre stanchissimi. Allora andate a lavorare per Parigi. Dimmi, Auro. No, ti interrompevo perché c'è l'intervista a Hamilton. Sì, vanno loro. Grazie. L'abbraccio con la moglie Aiden, poi Armstrong, sentiamo. It was incredibly difficult. You know, the start of the day was for me hard. I didn't feel so good at the beginning, and I owe a lot of credit to my team because
the beginning there was a the peloton split and I was in the second group and my team dropped back five, got five riders to come get me and è incredibile, dice, so, anche il la mia squadra non ci credeva all'inizio. Oui, ça a vraiment été une journée extraordinaire pour moi et c'était très très difficile tout au long de la journée parce que partir aussitôt et tenir jusqu'au bout, c'était vraiment pas une chose aidée. Et je dois vraiment remercier mon équipe parce que quand le peloton a éclaté au début, moi je me trouvais dans un deuxième groupe et cinq coéquipiers m'ont attendu pour me ramener sur la première partie, donc c'est vraiment à eux que je dédie cette victoire. Alors quand il y a eu la chute de Mo et cette ringraziamenti a Bjarne Riis. On a craint votre abandon. Aujourd'hui, vous êtes dans les 10 premiers du général. Partir à 140 km dal traguardo. So when you quante volte va bene? No, anche perché una su 100, anche perché all'inizio della tappa era rimasto indietro nel secondo gruppo, i suoi compagni lo hanno atteso e lo hanno riportato sotto. You know, about 5 days ago, I started to get extremely tired. I think all the stress from the fracture and just all the suffering that I've been doing since the crash in stage one, I felt like I was starting to lose it a little bit. And, you know, Bjarne Riis gave the team, we had a meeting last night, and he told us to keep the morale up. And, you know, there are 5 days left to the tour, and, you know, to stay focused, and, you know, anything is possible, so... I think both myself and my teammates we believed in ourselves and you know we fought hard today. Oui, c'est vrai que c'était très très difficile après cette chute et d'ailleurs depuis 5 jours j'étais vraiment très très fatiguée. Sai, et je crois que c'était une fatigue qui était surtout Pirenei, mentale, la fatica, la stessa squadra che contro cette douleur. Nonostante hier soir on a fait une réunion avec Bjarne Riis et les salites rimanevano compatte. Que l'équipe aille au bout, qu'on essaie encore d'avoir de garder un objectif et je dois le remercier parce qu'il m'a vraiment soutenu. L'obiettivo thank you. L'obiettivo della CSC poteva essere sì la classifica di Tyler Hamilton, però loro, non dimentichiamo, sono andati a vincere anche con Sastre sui Pirenei. Quel giorno Tyler Hamilton è stato lasciato solo, noi l'avevamo ribadito in telecronaca, quindi hanno giocato su più piani i dirigenti della CSC e hanno trovato sia Sastre e oggi uno strepitoso Hamilton e prima anche Pill, quindi tre successi di tappa per la CSC che tra l'altro è anche in testa della classifica squadre. Un tour coi fiocchi nonostante fossero partiti col piede sbagliato con la caduta di Hamilton. Questa è la nuova classifica generale, vedete Hamilton era settimo stamani a 9 minuti e 2 secondi, adesso è sesto a 6 e 35. Ha superato il nostro Ivan Basso, è lì a un minuto e mezzo circa dai due della Euskaltel Euskadi. Va molto meglio Di Maio e Di Maio sì, di Zubeldia forse no, non gli darà un minuto e mezzo. Potrebbe comunque entrare tra i primi cinque Tyler Hamilton, ma già quello che ha fatto vedere oggi crediamo sia degno di grandissimo rispetto e ammirazione. Ordine d'arrivo, secondo Zabel, terzo non era Nason ma Krivstov della Dela Tour, quarto Paolini, quinto Glomser, sesto De Groot, settimo Zberg, ottavo Sandy Casar. Casar era andato in fuga già all'inizio, faceva parte dei 15. Domani si ritornerà sui passi del Tour 1903, arriva a Bordeaux. Arrivo classico. Sì, Bordeaux è la città che dopo Parigi ha ospitato più volte il Tour de France, tappa piatta come un biliardo, 181 chilometri, la partenza a Dax nelle Lande francesi, l'arrivo nel dipartimento della Gironda a Bordeaux. Dax dove ha vinto Bettini. Esatto, era proprio quella città. Tre anni fa, era il 2000. Zabel oggi ha guadagnato un bel po', Andiamo a controllare, parliamo di classifica maglia verde. Ancora non è pronta questa classifica perché cambiano i punteggi. Sì, oggi a seconda delle tappe, oggi un po' meno punti rispetto alle tappe pianeggianti. Beh, Zabel ha vinto bene, non c'erano Cook e McEwen
sono i corridori che gli creano più problemi. Il porticciolo di Bayonne e là davanti l'oceano. Tutto è pronto per la cerimonia protocollare. Noi siamo ancora qui, aspettiamo. Simoni non l'abbiamo visto passare, ce lo confermate? Sì, Simoni neanche io l'ho visto, No. Le versioni più meravigliose si Pellizzotti sì, c'era nel gruppo, c'era Peron, c'era Guerini, ma Gilberto Simoni evidentemente è nel gruppo dei velocisti. E sai Auro, noi eravamo di spalle alla strada mentre intervistavamo Paolini e Bettini, con la coda dell'occhio mi sembra di non averlo visto passare Simoni, ho visto basso ma non ho visto sì, altri. C'era Lelli, sì, visto Ludwig della Saeco ma non ho visto Simoni. Sì. Confermiamo Trentin, altro corridore italiano. C'era Bruseghin, c'era Noè. 90 corridori hanno tagliato il traguardo fino adesso, quindi ne mancano all'appello una sessantina. Tra questi Gilberto Simoni, che ormai ha intenzione di finire il tour. La cattedrale di Santa Maria, stile gotico come si può notare.